Che tipo di ospitalità ricevevi? Ho trovato un po' di tutto, c'è anche gente che mi ha trovato per strada, abbiamo iniziato a parlare e mi ha detto guarda, se vuoi puoi venire a casa mia. E quando succedeva questo era per me il massimo, perché dici risparmi i soldi dell'ostello piuttosto che di un panino. Certo. Proprio perché incontravo esattamente quello che stavo cercando. Cioè, era l'espressione più ampia della condivisione. Dire ti conosco, ti incontro, abbiamo parlato 5 minuti, mi fido di te e ti invito a casa mia. Questo mi è successo diverse volte, potrei anche dire parecchie, però se si consideri che sono stato in giro quasi 900 giorni, non mi è successo 900 volte. Certo, certo. Mi è successo decine di volte e questa cosa qua era per me il più grande dei risultati. Addirittura preferivo andare a casa, stare a casa di qualcuno in Africa che aveva la casa un po', insomma, non so se è mai stato in Africa, comunque le case africane di norma non sono il massimo del comfort. E a volte ho trovato chi invece mi ha messo in hotel, mi ha pagato l'hotel. Sì, grazie, fantastico, ti ringrazio tanto, me la sono anche voluta perché l'acqua calda, dopo 3 mesi di acqua fredda con le bottiglie tagliate, ci stava anche. Però io preferivo di più quando la gente mi portava a casa loro. E lì voleva dire, io quello che cercavo non era la gente che apriva il portafogli, che mi dava dei soldi. Io cercavo la gente che mi dava quello che aveva nel piatto, che mi dava un tozzo di pane, ma proprio perché spezzavano a loro e metà ne davano a me. Certo. Non importava che fosse tanto o poco, l'importante era il gesto. Ok.